Tragedia in via Leonardo da Vinci a Massafra. Ieri, attorno alle 19, un 62enne Antonio Granata ha accoltellato moglie e suocera. Ad allertare i carabinieri con una chiamata al 112, lo stesso autore del femminicidio che ha concluso la confessione annunciando di volersi suicidare. I corpi delle donne Carolina Bruno, 65 anni, e Lorenza Dolorata Carano, 91, sono stati ritrovati in terra in due stanze diverse, mentre l'uomo, che dopo il duplice omicidio si è dato alla fuga a bordo della sua Seat Ibiza, è stato trovato morto impiccato alle 8.45 di stamane a Palagiano, al termine della vasta battuta iniziata ieri dai carabinieri. Sulla scena del crimine manca l'arma utilizzata, un coltello o un attrezzo da giardinaggio, ipotizzano gli inquirenti, poiché l'uomo era un potatore. I tre vivevano nella stessa abitazione di proprietà della suocera, un piano terra a Rione San Francesco. Alla base dell'estremo gesto pare vi sia stato un raptus di ira scatenato da un litigio che ha portato l'uomo a ferire alla testa le due donne fino a sgozzarle. Sul posto, attorno alle auto dei carabinieri, tanti i cittadini accorsi nonostante le restrizioni Covid. Sgomenti definiscono la tragedia inspiegabile.